20s. Interviste in pillola ai ventenni in anno pandemico. Confezionate da Donatella Allegro. Mi alzo al mattino con una nuova illusione. Prendo il 109 per la rivoluzione. E sono soddisfatto, un poco saggio, un poco matto. Penso che fra 20 anni finiranno i miei affari. Ma ci ripenso però. Mi chiamo Maristella, ho 21 anni, sono nata e cresciuta a Bologna, vivo qua. E con chi vivi? Vivo con mia mamma e mio padre. Nel primo lockdown vivevo anche con mio fratello, nel frattempo è andato via. Questa da cui mi parli è la tua stanza? Sì, esatto, è la mia stanza. E c'è in questa camera un qualche particolare, un quadro, un pupazzo, una fotografia, un oggetto che può parlare di te, che ti rappresenta? Beh, direi che in generale la camera parli abbastanza di me, ci sono molte foto, qualche quadro, insomma, quindi parla molto dei miei amici, insomma, cose che mi piace fare, cose così. Sì, vedo che c'è una ricchissima bacheca. Esatto. Senti, cosa fai nella vita? Cosa facevi prima dell'era Covid e che cosa vorresti fare? Allora, studio all'università qui a Bologna, faccio scienze della comunicazione e in più lavoro un po' in una startup qui a Bologna, insomma, lavoro a distanza comunque. E sai già che lavoro vorresti fare quando finisci gli studi, più o meno? Diciamo che l'ambito più o meno ce l'ho. Però dipende da molte cose, insomma, ancora è un po' un'incognita. Anche da come andranno le cose per tutti noi, certamente. Esatto. Senti, com'è fare tutte queste cose, quindi studiare, lavorare, all'epoca della distanza? Allora, per il lavoro in realtà non cambia assolutamente niente per quanto riguarda me, perché comunque anche prima lavoravo da casa, perché devo lavorare col computer. Mentre per lo studio per me è stato molto difficile perché, vabbè, innanzitutto, almeno in questo momento, non si può più andare a lezione in presenza, il che è sicuramente una cosa negativa. E in più io ero abituata a studiare sempre in biblioteca e quindi, insomma, nonostante ora comunque le biblioteche credo siano aperte, però bisogna spostarsi, prendere autobus e tutto, quindi preferisco stare a casa, insomma. E quindi, diciamo, le tue relazioni hanno subito un duro colpo? Beh, abbastanza, sì. Direi di sì. Però ti è rimasta la voglia di studiare? Sì, devo dire di sì. Ho anche un po' modificato la stanza in modo da renderla un po' più, diciamo, che mi faccia venire un po' più voglia di studiare, non so come dire. Riesco Sì, riesco a concentrarmi un po' meglio così, non so, magari il cambiamento, non so perché, però... Interessante. E le convivenze fuori dalla tua stanza con il resto della famiglia come vanno? Ma in realtà devo dire che pensavo molto peggio, perché effettivamente, almeno dopo che mio fratello se n'è andato, abbiamo una stanza in più che fa molto comodo, infatti adesso ognuno ha il proprio spazio, diciamo, io ho camera solo per me, mio padre sta in una camera in cui ha un ufficio, insomma anche mia mamma ha il suo posto in cui stare, quindi diciamo che ce la giostriamo bene, per fortuna. Bene, hai degli hobby per esempio che coltivavi prima di questo momento difficile o che coltivi ancora e soprattutto come funzionano in tempi come questi? Allora, diciamo che per me gli hobby sono sempre stati un po' una cosa difficile perché sono sempre stata una che appena arriva a casa da scuola, università, si mette a studiare, quindi insomma di tempo libero ne ho sempre avuto poco e tendenzialmente quando avevo un po' di tempo libero mi mettevo sui social e ci passavo le ore. Infatti, proprio con il lockdown mi sono accorta che è abbastanza una perdita di tempo fondamentalmente, per cui innanzitutto ho cancellato i social dal telefono in modo che non mi rubino più troppo tempo
e sto appunto scoprendo cose che mi piacciono fare. Per esempio, ultimamente sto andando a correre e lo farei ogni giorno, fosse per me, però molte volte non ho proprio il tempo materiale per farlo. Se no, mi piace molto anche scrivere, sto facendo un corso di scrittura creativa e quindi, insomma, vorrei provare anche a fare nuove cose per vedere cosa mi piace fare, insomma. Bene, molto interessante. Tra l'altro sono cose che riesci a fare anche in un momento come questo, in qualche modo, no? Sì, anche in realtà la corsa, cioè, si può fare comunque in questo momento perché è considerata attività all'aperto. L'unica, vabbè, l'ostacolo della mascherina, però magari, insomma, se ci sono tratti in cui vedo che non c'è nessuno, la tiro giù per un secondo per prendere un po' d'aria, insomma, però è fattibile. Allora, tu hai già anticipato la domanda che ti avrei fatto dopo, cioè quali social usi, quanto li usi e se ti piacciono. Mi hai già detto che li hai disinstallati dal telefono, quindi è evidente che stai operando un certo distacco, però mi piacerebbe che mi dicessi comunque quali sono e che uso ne facevi o ne fai adesso. Sì, allora, in realtà ho Facebook e Instagram. Facebook ce l'ho per ricordarmi dei compleanni, banalmente, e Instagram invece mi piace davvero molto, infatti è il social che uso di più ed è quello in cui passavo più tempo quando ce l'avevo anche installato sul telefono. E tra l'altro, studiando scienze della comunicazione, ricollegandomi alla domanda che hai fatto prima, in che ambito ti piacerebbe lavorare? Mi piacerebbe molto lavorare nell'ambito dei social comunque, quindi insomma, tendenzialmente mi piacciono molto appunto in particolar modo Instagram. Però sì, soprattutto in questo momento comunque che tra un po' sono in sessione anche tutto, preferisco allontanarmi un attimo. Maristella, l'amore ai tempi del Covid a 20 anni. Allora, per quanto riguarda me, diciamo che il Covid ha aiutato molto perché nel primo lockdown ero in una relazione in cui nessuna delle due parti stava più bene, diciamo, e appunto il lockdown è stata una bella botta per farci capire definitivamente che era il tempo, cioè era arrivato il momento di chiudere e devo dire che adesso cioè non ho nessun partner, sto molto bene. E sinceramente sto talmente bene che per il momento non voglio nessuno in realtà, e quindi insomma tutto molto bene direi da parte mia. Se facciamo il gioco di immaginare il mondo che verrà, che cosa vorresti per te e la tua generazione? Domanda difficile. Beh, io credo che un mondo sicuramente senza troppe. Non so come dire, troppe divisioni, non lo so, sicuramente più tranquillità generale e un mondo in cui l'emotività non debba essere nascosta, che è una cosa sinceramente che sento molto, sento sempre esigenza da parte di chiunque di nascondere la propria emotività e non capisco il motivo, sinceramente. E quindi boh, un po' questo, diciamo. Una cosa che ti manca moltissimo. Poter abbracciare le mie amiche, prendere la mattina e decidere, non so, di andare al mare, di andare da qualche parte, prendere e andare senza doverci pensare troppo, insomma. La prima cosa che faresti se domani ci dicessero è tutto finito, liberi tutti. Penso andrei al mare, sicuramente. Con qualcuno o non da sola. Grazie Grazie, grazie mille. a te.